i giovani. Un universo di aspirazioni, di speranze, di sogni. Non tutti a quell'età hanno delle vere aspirazioni. Molti partono già con le ruote a terra, indifferenti, pessimisti, e poi viene una meta. Io invece avevo le idee chiare in testa e avevo degli amici con cui parlavo dei miei sogni. Un gruppo di amici che pensavano di avere in mano le chiavi del proprio destino. Perché non facciamo un gioco? Diciamoci ognuno il nostro progetto di vita per dopo la maturità. Poi magari ci si può ritrovare qui tra 2-3 anni e vediamo se ci siamo riusciti, no? Ma fin da piccolo il cielo mi ha sempre appassionato. A me piacerebbe andare lassù, tra le stelle. Ma forse dentro di noi si agitava quel timore che non sarebbe stato così. Il mondo esterno era pronto da un momento all'altro ad aprirti gli occhi e a portarti alla realtà. Stanno mandando a casa tutti i dipendenti. E io il lavoro non posso scordare. Ti è mai successo di guardare al futuro? E renderti conto che non c'è spazio per i tuoi progetti? Cos'è la vita se non hai obiettivi da raggiungere e motivi per i quali impegnarti e combattere?